Buongiorno, oggi vi do il buongiorno direttamente dallo stadio. Rise and shine. Sono letteralmente, no, non si legge. 7:46 di mattina. Io in realtà sono sveglia da un botto, cioè mi sento, non lo so. Sono andata a dormire tardi per editare il vlog, tipo alle 3 qualcosa. E sono sveglia dalle 6 meno qualche minuto più o meno. Quindi ho detto no, mi sono svegliata. Ora faccio un po' di casino, almeno Alessia si sveglia. Pensa che però lo devo fare, capito? È una cosa indiretta che ti ho fatto. Vabbè. E almeno infatti ho detto andiamo a fare il merch. Andiamo a fare la fila per il merch. Perché non... cioè, perché privarsi di questa esperienza, ovviamente? No. Sto posto oggi lo dobbiamo vedere solo 60 volte, girarci intorno. Però no, oggi è una bella giornata. Fa anche più caldo, secondo me, perché ieri... Sì, ieri a quest'ora faceva più freddo, quindi oggi sicuramente farà anche più caldo. Siamo pronte, io maglia di Yonghi, cioè guardate, c'è di tutto qui. Vediamo quanto sarà la fila, in base a quello un po' meno, un po' peggio la giornata. Comunque in tutto ciò, appunto, questo è lo stadio, qua si vede bene. Ora dobbiamo andare tutto giù dritto, invece di fare come ieri che abbiamo fatto il giro largo, direttamente da qui. Questo poi è l'ingresso di stasera, ma sai che cosa ho letto? Che non è consigliato questo ingresso perché è quello più affollato. La gente entra a quello dietro, tanto puoi rientrare comunque qua, perché una volta che stai dentro girarlo, capito? Quindi sì, dipende. Perché alle 5:30 dobbiamo andare al behind the scene, che è l'esposizione, quella delle foto. C'era soltanto a quell'orario e quindi dobbiamo fare un po' di giri. 5:30, dobbiamo entrare poi alle 7:30. Stanno già iniziando a mettere tutti i vari boots. Questo è quello di McDonald's. Qua c'è quello dei caffè. Hai visto? Queste sono le grafiche nuove, eh? Qui c'è lo stand dei Tiny Tiny. Oh, i Tamagotchi. Lì c'è quello dei ramen Samsung. Visto che siamo venuti prima, ce li facciamo tutti adesso. E adesso andiamo a farci la fila. Vediamo la fila. Cioè, già la vedo in realtà. Noi dobbiamo farci questa fila qua, che quindi non so dove finirà praticamente. Ho lasciato Alessia in fila e sto andando qui al Terribles. Dovrebbe essere un posto che forse ha il caffè e qualcosa da mangiare, perché non abbiamo nulla. Addirittura guardate che c'è un tattoo event a tema BTS. Sto malissimo. Allora, sono le 10:43, quindi sono quasi 3 ore che siamo in fila. Non sembra che siamo state in piedi 3 ore, in effetti. Però sta cominciando a fare molto molto caldo, quindi guardate. Questo è stato l'acquisto migliore di questi giorni, penso. Il mini fan USB di Mang, adoro. E in realtà mancano quante file? 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. Tra l'altro Alessia è stata pazzesca e mi ha tradeato, che ieri siamo state qua, però abbiamo fatto la cosa degli album. Se compri un album puoi scegliere una random photocard, ovviamente esclusiva del Las Vegas. Fuori al concerto domani qualcuno ci sarà che trada le card. L'impresa più difficile del secolo. Preso. Allora adesso abbiamo due Namjoon. Lo so che non ci crederete mai, ma siamo arrivate almeno fila principale prima del vero e proprio pagamento. E è tutto quasi sold out. Quindi capisco perché le persone vengono alle 2 di mattina per prendere veramente due felpe. Ma mi dispiace, non ce la faccio. E quindi vediamo adesso cosa riusciamo a prendere. Io in realtà volevo un ticket, quindi vedo che no, è sold out anche quello adesso. Bello. Ora siamo allo stand del Bulldog. C'è da fare questa cosa della foto se vuoi il freebie là. Spesina veloce da Target, così poi ci andiamo direttamente a preparare. Sono un po' provata, devo dire. Più che altro dal sole in testa, non mi sento il cappello, l'ombrello, niente. Poi mi sarò tipo ustionata qui. Qua dentro abbiamo tutte le robe. Siamo venute a pranzare velocemente da Shake Shack. Allora, mi sono presa il panino, quello classico, con le cheese fries. Poi ti danno la bibita con la ricaricabile. Dobbiamo fare mille corse. Ok,
pronte. Da questo momento in poi riprendo col telefono, ovviamente perché non posso portare la macchinetta per ovvi motivi. Comunque siamo pronte. Questo è il make up. In realtà sono stata anche troppo veloce. Tornate, fate la doccia in velocità. Alla fine ho portato questo outfit qui. E ora stiamo andando appunto al behind e poi corsa verso lo stadio, che è letteralmente questo. Andiamo al concerto. Let's go. Questa qui è dentro dell'area 15. Guardate i muri, che figata. Sono stupendi. Ok, abbiamo appena passato il controllo. Siamo dentro. Siamo emozionate? Però sei il tuo primo concerto. Lo so. Fare effetto. Quindi ora andiamo a trovare un posticino per fare le foto e poi iniziamo. Ovviamente dobbiamo prendere qualcosa da bere. Qua dentro ci sono tutti i vari posti, bere, mangiare, fila per il bagno che abbiamo già fatto a posto. Qui c'è un altro merch dentro e noi dobbiamo scendere poi qua sotto. Qui dentro è un po' un casino in questo momento. Ok, a quanto pare l'acqua costa $3, come all'altro stadio. Guardate cosa abbiamo trovato. Sono i nostri posticini. Qui bastano col carretto quello che poi mi deve portare a me. We dance and sing for hours. I don't feel tired in front of army. You get it back. It's not about if they got our energy. Let's find out. Sounds good, army. Tornando verso l'hotel, ovviamente stanno facendo la diretta, ovviamente siamo senza voce, ovviamente provate, ma felici. Ross, com'è andata quindi? Non si può spiegare. No, non si può spiegare. No, stiamo facendo dei discorsi molto profondi. Sul senso proprio della vita. Sì, sì. Cosa va spremuto e cosa non. Spremete tutto. Avevano spremuto, ma io già alla seconda canzone ero tipo io ero basta, già ero, me ne vado. Io già quando mettevano le prime tre canzoni prima di iniziare, ma perché? Cioè io già ero senza voce. Ed eccoci qua, scusate il salto temporale, ma non ho registrato una fine per questo video e stavo montando adesso il vlog, quindi ho detto no, non posso lasciarlo così. Quindi salto temporale dal 15 sera ad oggi, che è il 21 di aprile, e siamo tornate a Glasgow. Infatti lasciate perdere la mia faccia, ma ho dovuto recuperare ore di sonno. Ovviamente come sempre è stato bellissimo. Sono felice di aver registrato tanti video, tante cose. Adesso poi nel corso del tempo vi farò sicuramente vedere, per quanto riguarda ecco i video completi, ci sono quelli sul canale che avete visto, e poi come sempre mi sono goduta tutto il resto dell'esperienza. Hanno annunciato anche un nuovo disco, un nuovo album che uscirà il 10 di giugno, quindi aver preso parte anche a questa cosa è stato fighissimo, quindi sono molto molto contenta e soddisfatta di essere andata.
volta mi è anche tornata la voce, perché voi non avete sentito come stavo prima, o meglio, forse chi ha seguito le Instagram stories probabilmente sì. Spero tanto questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto sentire un pochino parte del tutto. Sapete che mi fa piacere riuscirvi a portare in queste cose qui. Tra l'altro alla fine sì, qua mi ero ustionata, come potete vedere, cioè mi sto anche tutta spellando. E quando vi ho detto che sentivo il calore in testa, era letteralmente che sentivo il calore in testa, perché mi si è seccata tutta la cute e mi sono bruciata pure qua. Quindi io tornata una donna distrutta, una donna distrutta. Tra l'altro tra qualche giorno è anche il mio compleanno, 24 anni, e sentirli tutti totalmente, quindi prossimamente forse arriverà anche qualche altro video, qualche altro vlog, chi lo sa. Poi vi devo registrare assolutamente il video di tutte le cose che ho comprato, quindi ci sentiremo più in là con un nuovo video. Per ora vi saluto, vi mando un grande bacio.